Salve e benvenuti a tutti alla prima adunanza del Consiglio Comunale. Dico, la motivazione per la quale si sta espletando al mercato ittico il primo Consiglio Comunale è semplicemente per una questione di spazio e dare a tutti l'opportunità di assistere al Consiglio, perché come sapete l'aula consiliare sita al Comune non ha tutta questa capienza, quindi questa è la motivazione. Voglio ringraziare inoltre gli operai del Comune che hanno reso il mercato ittico, devo dire, all'altezza di un'aula consiliare, quindi grazie anche a loro. Allora, iniziamo chiamando l'appello. D'Agostino Giuseppe, presente. Tripoli Giuseppe, Venturi Maddalena, Vella Francesco, In Bocca di Antonella, Orlando Maria. Togli la voce, alza Marella, stai tranquillo. Cavezzara Antonia, Di Maio Rita, Crivello Giuseppe, Tancredi Stefano, Crivello Elena Giuseppa e Miti Rosalia Maria, Marino Gaetano Daniele, Principato Giovanni, Napoli Pietro, Alioto Luigi. Un applauso al Consiglio, signori. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, giuramento dei consiglieri proclamati eletti. Responsabile dell'area affari generali ed istituzionali, dato atto dei risultati delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 relativa all'elezione del sindaco e del consiglio comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale dell'operazione dell'adunanza dei presidenti delle sezioni del 13/6/2017, di cui si allegano in copia gli stralci relativi. Preso atto che si deve dare inizio agli adempimenti prescritti per la prima adunanza, ai sensi della normativa di cui al testo unico approvato con DPRS 28/1960, numero 3 della legge regionale 26/8/1992, numero 7, come previsto dalla circolare dell'assessore degli enti locali, numero 13/2008. Preso atto che ai consiglieri neoeletti è stato notificato l'avviso di elezione e la comunicazione del Consiglio Comunale. Preso atto che il primo adempimento è il giuramento dei consiglieri neoeletto, propone che ai sensi dell'articolo 45 del vigente ORIOL, approvato con la legge regionale 15/363, numero 16, ciascun consigliere ad iniziare dal consigliere anziano per preferenza individuale che funge da facente funzione del Consiglio Comunale, presti giuramento dinanzi all'Assemblea pronunciando a voce chiara e intelligibile la seguente formula: giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione. Allora iniziamo da D'Agostino Giuseppe. Vabbè, io rimango al mio posto. Uno alla volta, ora chiamerò a formulare il giuramento tutti i consiglieri. Inizio io essendo il primo dei consiglieri. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Devo filmare per lui? Tripoli Giuseppe, prego. Può accomodare anche l'Egio, presidente, ex presidente. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Venturi Maddalena.
Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Bella Francesco. Milena, devi firmare, scusa. Aspetta, non ci facciamo prendere. Ecco. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. In bocca di Antonella. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Orlando Maria. Prego. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Cavezzano Antonio. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Di Maio Rita. Prego. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Crivello Giuseppe. Prego, consigliere. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Tancredi Stefano. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia degli interessi della Repubblica e della Regione. Crivello Elena. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Emiti Rosalia. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Marino Daniele. Prego, consigliere. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del Comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Principato Giovanni.
consigliere della cultura. Ecco, prego. Dove? Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Napoli Pietro. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Alioto Luigi. Tra altre cose quelle che andiamo a fare. Prego. Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune, in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione. Signori, il Consiglio è costituito. Wow. Siamo al secondo punto all'ordine del giorno, nuovi inascrutatori. Responsabile del procedimento. Visto l'ordinamento degli enti locali in Sicilia che prevede che durante la votazione che hanno luogo nel corso della seduta dei consigli comunali, il Presidente è assistito da 3 scrutatori. Visto l'articolo 37, commi 1, 2 e 3 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, esecutivo con il quale viene regolamentata la norma ed il funzionamento degli scrutatori, ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina dei 3 scrutatori, propone di nominare numero 3 scrutatori che assisteranno il Presidente nel corso delle votazioni dell'odierna seduta consiliare. Nominiamo Crivello, Cavezzano, Principato. Passiamo alla votazione. A mano di chiesa. A mano di vita segreta. Parere di volontà tecnica favorevole. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Esame delle condizioni di eleggibilità per la convalida dei consiglieri. Responsabile dell'area affari generali ed istituzionali. Dato atto dei risultati delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017, relativa all'elezione del sindaco e del consiglio comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale dell'operazione dell'adunanza dei presidenti delle sezioni del 13/6/2017, atteso che occorre dare esecuzione agli adempimenti prescritti per la prima adunanza consiliare ai sensi della normativa vigente secondo quanto previsto dal testo unico approvato con il DPRS 28/1960 numero 3 della legge regionale 26/8/1992 numero 7 e come previsto dalla circolare numero 13 del 13/06/2008 emanata dall'assessorato regionale dell'autonomia locale, preso atto che ai consiglieri ne eletti è stato notificato l'avviso di elezione e la convocazione del Consiglio Comunale, considerato che dopo il giuramento dei consiglieri ne eletto e l'insediamento, il Consiglio Comunale deve procedere all'esame della condizione di eleggibilità ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale numero 31 del 24/6/1986 ed inoltre delle condizioni di candidabilità secondo l'articolo 58 del decreto legislativo 18/08/2000 numero 267, norme tutte richiamate nel testo coordinato delle leggi regionali relativi agli enti locali siciliani pubblicato sul GURS numero 20 del 9/5/2008 articolo 80 e 81, viste inoltre gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo numero 502/92 nonché l'articolo 143,11 del decreto legislativo 267/2000, preso atto altresì che l'articolo 18,2 della legge regionale numero 36 del 21/09/1990 in tema di ineleggibilità di funzionari responsabili
degli uffici di lavoro è stato abrogato dall'articolo 76,15 della legge regionale numero 6 del 2009. Propone che il Consiglio, ai sensi dell'articolo 15 della legge numero 16/92, recepita dalla legge regionale numero 7/92, all'articolo 6, proceda ad esaminare le condizioni di eleggibilità dei neoeletti consiglieri, secondo quanto prevista dalla legge regionale numero 31/86, e le condizioni di candidabilità come riprodotte nell'articolo 58 del decreto legislativo 18/08/2000, numero 267, che reitera la disciplina di cui all'articolo 1 della legge 16/92, nonché della normativa tutta in premessa richiamata. Allora, si dà atto che ciascun consigliere ha già reso la dichiarazione di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di candidabilità, pertanto invito il Consiglio a prenderne atto, quindi lo mettiamo alla votazione, ma è semplicemente una presa d'atto, quindi va messa ai voti. Allora, parere di regola tecnica è favorevole. Siamo al quarto punto all'ordine del giorno. L'esame eventuale situazione di incompatibilità con inizio della procedura disciplinata dall'articolo 14 della legge regionale 31/86. Esame dell'eventuale situazione di incompatibilità dei consiglieri comunali eletti con inizio della procedura disciplinata dall'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1986 numero 31. Responsabile dell'area affari generali ed istituzionali. Dato atto dei risultati delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 relativa all'elezione del sindaco e del consiglio comunale e le nominative dei consiglieri eletti risulti dal verbale dell'operazione dell'adunanza dei presidenti delle sezioni del 13/6/2017, considerato che dopo l'operazione di convalida ed eventuale surroga il consiglio deve prendere in esame le ipotesi di incompatibilità dei suoi componenti disciplinati dall'articolo 10 della legge regionale 31/86, come modificato dall'articolo 21,4 della legge regionale numero 19 del 2005, nonché all'articolo 17 della legge regionale numero 22 del 16/12/2008 e dall'articolo 11 della legge regionale numero 31/86, avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri interessati, disciplinata dal successivo articolo 14 della medesima legge regionale. Tenuto conto che le ipotesi di incompatibilità riguardano anche il rapporto tra cariche istituzionali locali e funzioni di amministratori in società di capitale a partecipazione mista, costituita per interventi di programmazione, negoziazione e a seguito dell'abrogazione dell'articolo 145,82 della legge 23/12 del 2000, numero 388, intervenuta con l'articolo 52,62 della legge 28/11 del 2001, numero 448. Vissi gli articoli 83, 84 e 85 del testo coordinato della legge regionale relativa agli enti locali siciliani, pubblicata su GURS numero 20 del 19/5/2008, propone che il Consiglio prenda in esame l'ipotesi di incompatibilità dei suoi componenti ai sensi della normativa in premessa richiamata e avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri interessati disciplinati dall'articolo 14 della legge regionale 31/86. L'altro punto del crudo, hai visto? No, questo è qua. Quindi allora, si dà atto che ciascun consigliere ha già reso dichiarazione di nessuna insussistenza di ipotesi di incompatibilità con la carica di consigliere comunale e pertanto invito il Consiglio a prenderne atto. Prendiamo atto dell'esistenza di incompatibilità dei consiglieri? Aiutate. Parere con la tecnica, favorevole. Siamo al quinto punto all'ordine del giorno, elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
responsabile dell'area affari generali ed istituzionali. Dato atto dei risultati delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 relativa all'elezione del sindaco del Consiglio Comunale e dominativi dei consiglieri eletti, riassunto dal verbale dell'operazione dell'adunanza dei presidenti della sezione del 31/06/2017, considerato che i consiglieri né eletti è stato notificato l'avviso di elezione e la convocazione del Consiglio Comunale, con l'ordine del giorno anche l'elezione del Presidente del Consiglio, vista la legge regionale numero 7 del 26/08/1992, che nel separare le funzioni del Sindaco da quelle del Consiglio Comunale ha previsto che il Consiglio sia presieduto da un Presidente eletto nel suo seno. Dato atto che l'elezione deve avvenire subito dopo le operazioni di verifica e convalida e che è richiesta dalla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, dato atto altresì che nel caso che non si raggiunga detta maggioranza si dovrà procedere ad altra votazione in cui risulterà eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice, cioè il maggior numero di voti. Per quanto sopra, ai sensi del citato articolo 19 della legge regionale 26/08/1992, numero 7, che disciplina la modalità per l'elezione del Presidente e del vigente ordinamento EL, approvato con la legge regionale 16/03/1963, numero 16, e modificato con la legge regionale 48/91, propone che il Consiglio Comunale proceda all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 7/92. Scusate. E allora, per quanto riguarda l'elezione del Presidente, verrà effettuata la votazione a scrutinio segreto. Quindi abbiamo installato alle nostre spalle una cabina per le votazioni, alla quale poi dovremmo avere un'urna, se il sindaco me la passa gentilmente, Francesco passi l'urna, dando dei bigliettini, bisogna scrivere il nome poi del Presidente e lo inseriamo qua. Quando avremo votato tutti poi procederemo all'elezione del Presidente. Dico, se c'è qualcuno che dei consiglieri che voglia prendere parola, dico, questo è il momento, dico, facciamo una scaletta se ci sono interventi, quindi nessuno vuole intervenire? Dopo cosa? Tanto sul discorso del Presidente il momento è adesso, dico, poi ci sono gli altri punti che c'è il vicepresidente e quant'altro, dico, quindi solo il consigliere Miti? Nessun altro vuole intervenire? Quindi Miti, Marino? Va bene, iniziamo, consigliere Miti, ha facoltà di parlare. Nel frattempo, se c'è qualcuno che vuole aggiungersi per qualche intervento, lo può dire. Poi invito i scrutatori ad avvicinarsi al banco qua della Presidenza per assistere alla votazione. Grazie. Presidente Pro Tempore, colleghi consiglieri, pubblico presente, buonasera. Questa è la prima seduta di Consiglio Comunale all'alba di queste nuove elezioni che ci vede tutti uniti ancora una volta per cercare di risolvere quelle che sono le problematiche sociali, politiche, economiche del nostro comune. Io rappresento la Fenice e come nella qualità e nel ruolo di capogruppo. Ecco, la Fenice è quella che generalmente in politica si definisce opposizione, ma sia ben chiaro a tutti, anche a voi colleghi di maggioranza, che l'opposizione che intende fare la Fenice non si limita meramente ad essere ostruzionismo puro. L'opposizione che la Fenice intende fare in questo iter che ci vedrà insieme molto probabilmente per 5 lunghi anni sarà quella di un'azione politica concreta, mirata, calibrata a quello che è il ruolo che ognuno di noi ha avuto grazie al proprio elettorato. E mi corre l'obbligo di ringraziare tutti coloro che ci hanno portati stasera tra i banchi di quest'Aula, sia i nostri elettori che anche i vostri. Tengo a precisare che il cammino della Fenice quindi intende essere un'opposizione scrupolosa, vigilante,
pronta a mettersi anche al servizio di quella che è la maggioranza, nel senso che per una volta vogliamo dare credibilità a questa nuova amministrazione e dire noi ci siamo per tutto ciò che sarà il bene del nostro comune. Ecco, noi vorremmo che per una volta venissero abbattute quelle che sono le barriere ideologiche, politiche, incancrenite, stupide di una vecchia politica atavica che si è trincerata per lunghi anni dietro ai numeri e dietro ai personalismi. È finito il tempo del teatro, si è chiuso il sipario sulla campagna elettorale, gli showman sono usciti fuori dal proscenio e ora siamo qui a prenderci ognuno la responsabilità di intraprendere una strada nuova, sicura per la nostra collettività. Ecco, il presidente che ora ci accingiamo ad eleggere ha un ruolo fondamentale. Noi sappiamo che è la seconda carica istituzionale, paradossalmente più importante del sindaco, perché rappresenta l'intero consiglio. E quando dico consiglio intendo tutti i consiglieri comunali, l'opposizione e la maggioranza. Quindi vorrei che per una volta si cominciasse a fare un cammino politico costruttivo, che questo nuovo presidente sia traghettatore di idee nuove, di idee sane, che possono e devono partire anche dai banchi dell'opposizione. E quindi mi auguro che ci sia conferenza dei capigruppo, che ci siano consigli comunali concertati, anche nelle ore, nell'orario, stabilire tutti insieme l'azione di lavoro sinergica. E in questo lavoro sinergico del Consiglio Comunale non può mancare l'opera degli assessori, a cui auguro un buon lavoro, anche se onestamente, e chi mi conosce lo sa, sono abituata a dire sempre quello che penso, avrei gradito che in seno al gruppo assessoriale ci fossero forze del nostro territorio. Nulla questio sulle persone che io conosco personalmente e so che hanno un valore come tecnici, ma sarebbe stato forse più opportuno prendere le nostre risorse. Ecco, in questa campagna elettorale da qualsiasi schieramento si è sentito dire che dovevamo dare forza a quello che avevamo, e noi la materia prima ce l'abbiamo, e quindi dobbiamo partire da questa materia prima, colleghi consiglieri. Il Presidente del Consiglio deve essere un caronte che traghetta e porta in porto tutto ciò che per anni è stato nascosto, celato, impolverato nei cassetti comunali. Noi sappiamo benissimo che abbiamo una marea di problemi. Abbiamo un piano regolatore generale bloccato da 4 anni, seppellito non si sa dove e perché, per quale motivo non si porta avanti e si mantiene un piano che è scaduto da anni. Il piano Mastrolilli è vigente solo perché ancora quello nuovo non è stato portato avanti, ma difatti noi abbiamo pagato per averlo, c'è, esiste, è nascosto. Consigliere Bitti, per favore si attenga un attimo, avremmo modo di parlare anche di questo in questi lunghissimi 5 anni. Dico, sto parlando del ruolo del Presidente. Stiamo lì lì per eleggere e sto dicendo che il ruolo del Presidente ha il compito di portare in aula il piano regolatore, ha il ruolo di portare in aula il problema del depuratore, appaltato dal 2015 e fermo, non si sa come ci finirà con le sanzioni, ha davanti a sé una schiera innumerevole di problemi. E quindi vorrei che per una volta il Presidente del Consiglio rispolverasse, togliesse la polvere da tutte quelle che sono le problematiche veramente forti del nostro comune, e che non sia soltanto una mera figura istituzionale che convoca i consigli. Un presidente è la rappresentazione di tutti noi. Quindi mi auguro che veramente ci sia l'alba di una nuova politica, e chiunque siederà nella poltrona della presidenza deve avere certezza, contezza del proprio ruolo, conoscere cosa deve fare, con chi e come, con quali strumenti, perché signori miei, i problemi ci sono, li sappiamo, ce ne sono tantissimi,
E ripeto, l'opposizione non è ostruzionismo. L'opposizione vuole essere collaborativa, ma attenzione, anche ispettiva di controllo. Quindi mi auguro che nella votazione di stasera, per una volta, si dia la poltrona alla persona che effettivamente può rivestire questo ruolo, spoglio della casacca politica che riveste o dell'appartenenza a un partito o a una corrente. Il presidente non è una frase fatta, non è, è il presidente di tutti. E quando si dice di tutti, si dice dell'intero Consiglio Comunale. Grazie. C'era qualche altro consigliere che voleva intervenire? Bella, nemmeno tu dopo. Ok. Niente, quindi mi trovo d'accordo, consigliere Miti, in sintesi, che dobbiamo lavorare per il bene comune, ognuno nei propri ruoli, dico, questo indubbiamente, dico, sono d'accordo con lei. Andiamo avanti, quindi passiamo alla votazione. Allora, si avvicinano i tre scrutatori che erano Cavezzano, Crivello e Principato. Oh sì, occupa. Il bigliettino lo faceva bene. Quindi chiamiamo sempre in ordine dell'appello. Allora ripeto, l'urna per votare è dietro di noi. Inizio io. Quindi inizia l'Agostino Giuseppe. Tripoli Giuseppe. Si prepari Maddalena Venturi. Prego, consigliere. Bella Francesco. Prego, consigliere. La penna la puoi dare a Francesco? La tengo, ma se la lascio. In bocca di Antonella. Orlando Maria. Prego. Cavezzano. Di Maio Rita.
Crivello Giuseppe. Tancredi Stefano. Crivello Elena. Emilio Rosalia. La penda, consigliere, la penda, la penda. Marino Daniele. Principato Giovanni. Ecco, adesso, adesso, subito. Napoli Pietro. Alioto Luigi. Passiamo ora allo scrutinio dell'elezione del Presidente. Eh? Allora gli scrutatori devono aprire l'urna. Lo passo al Presidente. Tripoli, Bianca, Bianca,
Bianca. Tripoli Giuseppe. Tripoli. Giuseppe Tripoli. Bianca. Bianca. Tripoli Giuseppe. Tripoli. Tripoli Giuseppe. Tripoli. 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 Passiamo alla conta dei numeri. Bianche 1, 2, 3, 4, 5. Tripoli 1, Tripoli 2, Tripoli 3, Tripoli 4, Tripoli 5, Tripoli 6, Tripoli 7, Tripoli 8, Tripoli 9, Tripoli 10, Tripoli 11. Dichiaro eletto Presidente Tripoli Giuseppe. Prego Presidente. Scrutatori, possiamo tornare a posto. Faccio gli auguri al nuovo Presidente. E le cedo il microfono. Ecco. Grazie. Buonasera a tutti. Mi sento veramente emozionato. Voglio ringraziare tutti e 16 i consiglieri comunali presenti in aula. E vorrei spendere chiaramente due parole, ma siccome mi trema la voce preferisco leggere. Signor Sindaco, signori consiglieri, cittadini tutti, voglio ringraziare tutti per la fiducia che mi viene nuovamente accordata, in primis gli elettori che riconfermandomi e manifestandomi il loro affetto hanno riconosciuto la bontà del lavoro svolto in questi anni, e voi colleghi consigliere che mi onorate nel ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio. Quello di Presidente è un ruolo delicato, difficile, che porta quasi inevitabilmente a chi lo ricopre ad essere oggetto di attacchi, qualche volta strumentali. Il Presidente del Consiglio Comunale è una figura istituzionale di garanzia nello svolgimento delle attività del Consiglio. Si occupa di programmare le adunanze del Consiglio, di stabilire l'ordine del giorno, di convocare e presiedere il Consiglio e ne dirige i lavori. È investito dal potere discrezionale di mantenere l'ordine, assicura l'osservanza delle leggi, dello statuto e del regolamento, la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Si fa carico del raccordo tra le attività di indirizzo e di controllo proprie del Consiglio e quelle di amministrazione e di governo. È un ruolo che fa di me l'imparziale garante dei diritti, ma anche dei doveri dei consiglieri comunali, ma che non mi rende neutro rispetto alla parte politica che ho appoggiato e che mi ha sostenuto. Sono perciò e sarò imparziale. Tuttavia, fermo restando la libertà di coscienza di ciascuno di noi, in particolare con riferimento alle questioni più importanti che in questo Consiglio si troverà a trattare, nessuno potrà chiedermi di non tenere conto delle mie personali convinzioni e delle disposizioni dell'amministrazione. Dicevo, quello del Presidente è un ruolo complicato, nello svolgimento del quale è facilissimo cadere in errore, spesso in buona fede. Ecco, se errori in passato io ho commesso, sono stati causati dalla volontà di dare il massimo spazio a tutte le opinioni. Questa volontà non cambierà, tuttavia la eserciterò nel rigorosissimo rispetto del regolamento consigliare. Provvederò innanzitutto a chiedere che vengano formalizzati i nominativi dei capigruppi e durante le sedute del Consiglio Comunale consentirò ai consiglieri piena libertà di esprimersi, ma limitatamente all'argomento oggetto della discussione
e nel rispetto dei tempi dettati dal Regolamento, senza deroga alcuna. Questo lo dobbiamo al rispetto delle istituzioni che rappresentiamo, lo dobbiamo ai cittadini di Santa Flavia che ci hanno votato e voluto qui a rappresentarli. Grazie. Essendo primis inter pares, mi sembra corretto che se io ho avuto l'opportunità di parlare, se qualcuno di voi vuole parlare, vuole ringraziare i propri elettori, facciamo una scaletta. Grazie. C'è qualcuno che può? Prego. Grazie. Buonasera a tutti. Signor Presidente, qui vanno i miei auguri per la sua elezione. Colleghi consiglieri, signor Sindaco, cari concittadini, consentitemi di ringraziare ancora una volta a titolo personale coloro che ponendo in me la loro fiducia mi hanno consentito di continuare questo nuovo percorso politico-amministrativo e di far parte di questo Consiglio Comunale, ma soprattutto di ringraziare l'intera cittadinanza per la partecipazione attiva, anche tramite social, e manifestando forte senso di responsabilità hanno esercitato il loro diritto al voto in questa tornata elettorale che si è conclusa l'11 giugno con l'elezione del candidato sindaco Salvatore Sanfilippo della lista Le Ali per Santa Flavia. Un ringraziamento doveroso va sicuramente ai candidati sindaci, l'avvocato Valeria Balistreri, il dottor Pietro Sanfilippo, l'avvocato Vittorio Fiasconaro, e Peppino Miceli e Francesco Scaduto. A tutti i candidati consiglieri delle varie liste, ai delegati politici che hanno partecipato a questa campagna elettorale, che anche se ha visto momenti di accesa dialettica, si è svolta sostanzialmente in modo corretto. Desidero ringraziare inoltre tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio, la stazione dei carabinieri di Santa Flavia nella persona del comandante Fragano, la polizia municipale, la capitaneria di porto e tutti coloro che hanno garantito il corretto svolgimento delle operazioni elettorali. Infine un particolare ringraziamento al responsabile dell'ufficio elettorale per il supporto tecnico fornito a tutte le liste in campagna elettorale, a tutti i dipendenti comunali e a coloro che hanno consentito oggi lo svolgimento di questo consiglio comunale nella sede del mercato ittico. Signor Sindaco, l'11 giugno ha sancito per lei e la sua lista non il raggiungimento di un traguardo, bensì il dovere, con la fiducia che le è stata espressa, di scrivere una nuova pagina della politica flavese. In questo nuovo percorso la invito sin da subito a rispettare il programma amministrativo ed a instaurare, nel rispetto dei rispettivi ruoli, un dialogo costruttivo e propositivo non solo con le forze politiche presenti in tutto il Consiglio Comunale, ma anche con le forze esterne. Siamo consapevoli che ci attende un compito arduo e impegnativo per dare risposte concrete alle istanze urgenti della nostra cittadinanza. Cito una frase che ho preparato pure in campagna elettorale: la feroce urgenza dell'adesso. Signor Sindaco, dobbiamo in fretta completare le iniziative intraprese, ma anche creare le condizioni per lo sviluppo economico del nostro territorio. Il primo pensiero va quindi alla nostra marineria di Porticello e allo stato di crisi del settore pesca che si riversa in tutto l'indotto. Spetta a lei e alla sua amministrazione intraprendere, avvalendosi degli strumenti legislativi, un confronto con tutta la marineria e le associazioni di categoria, per dare voce e farsi carico delle fattibili e possibili soluzioni auspicate dai pescatori e iniziare un dialogo costruttivo e risolutivo con il governo regionale, nazionale e le istituzioni europee. In questo nuovo percorso, signor Sindaco, non possiamo dimenticare la condizione strutturale, igienico e sanitaria e di sicurezza di tutta l'area portuale e di tutto il territorio, a cui va con urgenza posta soluzione. Signor Sindaco, amministrare la cosa pubblica è un compito arduo e questa nuova classe politica ha il dovere di svolgerlo con forte senso di abnegazione e responsabilità, che deve essere accompagnato costantemente dalla massima diligenza e dalla specifica competenza dell'incarico conferito
nel massimo rispetto della trasparenza e della legalità. Per tale motivo dobbiamo iniziare un cammino collaborativo con tutta la cittadinanza, in particolare con le parrocchie, con il mondo della scuola, vero volano culturale della nostra società, con le varie associazioni sportive, culturali, sociali e ambientali. Signor Sindaco, auspico che svolga il suo ruolo guardando fortemente con spirito risolutivo alle diverse problematiche delle varie frazioni del nostro territorio, alle istanze sociali delle numerose famiglie che vivono in difficoltà, agli anziani, ai numerosi giovani laureati che sono costretti ad andare all'estero per un lavoro, alle varie imprese che si trovano costrette a licenziare o addirittura a chiudere. Auspico quindi che lei e la sua squadra di governo sappiate, anche attraverso la collaborazione di tutti e 16 consiglieri, creare le condizioni per riportare il benessere e lo sviluppo economico del nostro territorio. Tantissimi auguri e buon lavoro. Grazie. Consigliere Marino. Signor Presidente, signori consiglieri, signor Sindaco, cari concittadini, approfitto dell'opportunità per ringraziare il mio candidato a sindaco, Valeria Balistreri, capo della lista La Fenice, le candidate che mi hanno dato manforte in questa mia, in questo mio percorso di campagna elettorale, Antonella Sanzo e Galeotto Francesca, gli amici che mi hanno sopportato e mi hanno dato una mano enorme, e tutti voi elettori che con il vostro consenso hanno determinato la mia elezione alla carica di consigliere comunale, sperando di non deludere e lavorare per il bene della comunità. Ci siamo lasciati alle spalle una campagna elettorale dura che ha visto contrapposte 6 liste con i relativi candidati a sindaco e ha visto vincente il sindaco Salvatore Sanfilippo, oggi neosindaco, cui fin da subito facciamo i nostri migliori auguri. Chi vi parla intende esprimere il pensiero del gruppo La Fenice e le intenzioni dello stesso in senso a questo consenso. In campagna elettorale sono state dette tante cose e fatte tantissime promesse. Il nostro auspicio è quello che questa amministrazione, con la sua maggioranza, si concentri immediatamente sulle cose fattibili e utili, sulla risoluzione dei problemi, sul completamento dei percorsi amministrativi in itinere, prendendo atto di quel che sono gli strumenti operativi e normativi oggi a disposizione degli enti locali, senza scadere nella demagogia e nel populismo, che se ha un senso in campagna elettorale, a nessun risultato portano a chi ha il potere e dovere di amministrare la cosa pubblica. Caro Sindaco, la invito sin da subito a concentrarsi su come ridurre i costi di una gestione dei rifiuti, mantenendo uno standard igienico-sanitario adeguato, unica strada perseguibile ad ogni costo per evitare il collasso economico delle famiglie flavesi. La invito a essere celere sulla questione realizzazione nuovo depuratore, come da lei espresso in campagna elettorale, in un sito diverso dall'attuale sede prevista dal PARF, in quanto ciò è difficile da realizzare ed esporrebbe lei e l'intera comunità al serio rischio di dover pagare la sanzione all'incirca 700.000 euro annui che la Comunità Europea non tarderà a comminare nei confronti di chi si rendesse responsabile di ulteriori ritardi nella realizzazione di questa importante infrastruttura, ricordiamo che è appaltata aprile 2015. Tutti noi ci auguriamo che il suo impegno sia totale nell'affrontare queste annose questioni che danni tormentano tutte le amministrazioni e che riesca a trovare le soluzioni attese da troppo tempo. Ci auguriamo altresì che la sua amministrazione riesca a trovare soluzioni alternative all'incremento della tassazione sulle spalle dei cittadini, differenziando la sua azione da quella di molte amministrazioni dei comuni vicini, che in modo alquanto miope e poco responsabile hanno scelto la strada più facile, scaricare costi sui cittadini. Sono stati anni difficili per chi ha dovuto amministrare, con sempre maggiori limiti di tipo finanziario, con la crescente riduzione dei trasferimenti e con la soppressione di importanti entrate per gli enti locali. Gli anni che verranno saranno sicuramente peggiori, poiché la crisi ha intaccato il potere d'acquisto delle famiglie, riducendo la loro capacità di far fronte agli impegni per il pagamento delle imposte e delle tasse. Da qui dipende il livello dei servizi erogabili,
Tutto ciò determina negli enti locali squilibri di tipo economico-finanziario, in quanto si è costretti ad assicurare standard di servizi accettabili, che a oggi latitano, sostenendo in via anticipata i costi, per poi recuperare nel tempo, mediante la riscossione coatta, la maggior parte dei ricavi connessi. La situazione economica-finanziaria che vi è stata consegnata, o che vi siete consegnati, dipende dai punti di vista, non manifesta particolari problematiche. Tutto ciò è stato affermato nell'ultima apparizione in pubblico del suo predecessore anonimo sindaco Salvatore Sanfilippo, a cui asseriva che i 5 anni trascorsi saranno il trampolino di lancio per la futura amministrazione comunale. Per quanto i consiglieri della Fenice, consci della responsabilità che hanno assunto nei confronti della comunità, adotteranno un comportamento in seno a questo consenso di opposizione costruttiva ed utile, fugando di atteggiamenti sterili e di ostruzionismo. Il nostro atteggiamento sarà di attenta analisi critica e di proposizione costruttiva di quanto questa amministrazione saprà proporre, laddove queste proposte saranno tese alla risoluzione delle problematiche del territorio, non mancherà il nostro voto favorevole di approvazione. Nessuno scontro quindi si profila, ma ciò dipende anche dall'atteggiamento dell'amministrazione e dalla sua maggioranza consiliare vorranno dimostrare nei confronti dell'opposizione. Pertanto, signor Sindaco, la invito finora ad un atteggiamento di rispetto nei confronti di tutti i consiglieri e di fattibile collaborazione nell'interesse della comunità. Auguro alla sua amministrazione di risolvere le problematiche che interessano la nostra comunità e con molto ottimismo spero tanto che lei ce la possa fare. E sarò il primo a darle atto, ringraziando e stringendole la mano. Buon lavoro, grazie dell'attenzione e grazie di tutto. Grazie. Grazie. Consigliere Napoli. Signor Presidente, signori consiglieri, signor Sindaco, signori assessori, buonasera. Oggi, intanto qua, in questo contesto, voglio ringraziare tutti i cittadini intanto che sono andati a votare. Naturalmente, uomini e donne che hanno contribuito a rendere democratico un voto. 90 candidati e 6 liste, naturalmente, hanno visto il nostro Paese molto impegnato. Naturalmente voglio ringraziare quelli che ci hanno dato naturalmente la possibilità di stare qua e che stanno contribuendo al progetto della Fenice. Mio intendimento, e penso di tutti i colleghi dell'opposizione, sarà quello di onorare la fiducia accordataci con responsabilità e spirito di servizio. Come già detto da Lia, non ci chiameremo minoranza, non ci sentiamo minori a nessuno, ma opposizione semplicemente. Personalmente sarò disposto ad accogliere proposte costruttive e positive, ma chiedo profondo rispetto anche per i nostri ruoli istituzionali, un ruolo anche di controllo. Il problema, infatti, non è solamente cosa farete, ma come lo farete, se si tenderà la mano all'opposizione per lavorare insieme o meno. Saremo un'opposizione quindi vigile e critica, ma se serve dura e intransigente. Infatti, per chi ha il senso delle istituzioni, l'aula consiliare è il luogo deputato al dialogo, al confronto e, se serve, anche allo scontro per far progredire Santa Flavia. Sarà la qualità delle nostre discussioni, dei nostri discorsi, che farà la qualità di questo Consiglio Comunale, di questa Assemblea. E spero, sinceramente, signor Presidente, che questa Assemblea si riunisca molto più volte rispetto alle precedenti. Lei presiedeva già il precedente Consiglio Comunale e negli ultimi 6 mesi il Consiglio si è riunito solamente 2 volte. Penso che con i tanti problemi che ci sono all'ordine del giorno sia inconcepibile. La qualità, dicevo, ringrazio naturalmente anch'io i dipendenti comunali che si sono succeduti nel tempo a darci una mano, a rendere possibile questo evento pubblico. I tanti contrattisti che sono presenti a Santa Flavia, saremo con loro anche nel chiedere la collaborazione, laddove andremo a cercare quegli atti che ci serviranno per l'espletamento delle nostre funzioni. Saremo insieme a loro per la lotta per il posto di lavoro, ma non accetteremo assolutamente premi a pioggia senza obiettivi predeterminati.
Porgo infine i migliori auguri al sindaco e alla sua giunta appena nominata per il lavoro da affrontare per Santa Flavia. Le urgenze sono tante, ha detto Daniele, il depuratore comunale, i servizi fognari, che attualmente ancora neanche sembrano partiti. Ci costringono a sanzioni salate con la Commissione europea, alle appaltatrici e, peggio ancora, stiamo rischiando di perdere finanziamenti europei e addirittura i finanziamenti del Patto per il Sud, che ammontano a oltre 10 milioni di euro. Per il completamento della rete fognaria, per l'attivazione del depuratore, per la riqualificazione urbana e rifunzionale di piano stenditore. Abbiamo già un RUP da maggio 2016 a oggi. Dove siamo arrivati? Aspettiamo risposte. Abbiamo il problema della differenziata, abbiamo una raccolta porta a porta, finalmente abbiamo i mastelli pagati anche a soldi soldoni, ma non sappiamo ancora quando e come inizierà, dove saranno i siti di stoccaggio. Abbiamo le scuole che cadono a pezzi, mettendo a repentaglio la salute dei nostri figli. Infine, ha detto già lì, il piano regolatore, il piano del porto, tante e tante cose da fare. Un consiglio comunale ogni 6 mesi non è possibile. Sono convinto inoltre, e concludo, quindi, che in politica possono esistere avversari da una parte e dall'altra, ma non debbano esistere nemici. Si deve lottare tutti insieme per il bene di Santa Flavia e le auguro buon lavoro. Grazie. Consigliere Alioto. Presidente, sindaco, consiglieri, cittadini, buonasera a tutti. Sarò molto breve perché il mio è semplicemente un intervento di ringraziamento. Ringraziare chi mi ha sostenuto, gli elettori, voi tutti qui presenti che con sacrificio state assistendo a questo primo consiglio. Mi rivolgo principalmente ai cittadini perché su di noi già si è parlato abbastanza. Dovete essere parte attiva, non vi sentite un qualcosa di distante da quella che è la macchina amministrativa. Fatevi sentire, qui c'è gente che vi rappresenta. Fate le vostre segnalazioni, ci sono i canali adatti per fare le segnalazioni. Vedo qui presente le riprese televisive. Mi auguro che in futuro possa essere sempre presente una ripresa televisiva durante i consigli, in modo che i cittadini, chi sta fuori, possa seguire, possa vedere i lavori del consiglio. Quindi, detto questo, vi ringrazio e ripeto, siate parte attiva, non vi sentite estranei a questo consiglio. Grazie. Grazie. Prego, consigliere Ammetti. Presidente, signor sindaco, auguri al neopresidente. Grazie. Ecco, poco fa, quando ho preso la parola nel primo punto all'ordine del giorno in cui mi è stato consentito di parlare, il presidente pro tempore mi stoppò dicendo: non è il momento di continuare, avrai modo poi di parlare. Ebbene, tutti gli interventi che si sono succeduti dopo quell'intervento hanno messo in luce quello che era un po' l'insieme delle problematiche che volevo io attenzionare al Consiglio. Cose da fare ce n'è tante, signor sindaco. Impegni lei ne ha presi tantissimi in campagna elettorale, alcuni molto gravosi e alcuni che attendono risposte immediate. Abbiamo parlato di piano regolatore, abbiamo parlato del depuratore, abbiamo parlato, ecco, dei contrattisti, abbiamo parlato che non si possono dare più premi a pioggia ai dipendenti, ma che ci vuole una scansione di obiettivi da raggiungere. Ecco, deve essere premiato chi fa un lavoro extra, diverso da quello che è l'ordinario. È inconcepibile pagare in più per cose che rientrano nell'organizzazione naturale del lavoro. Noi abbiamo un ufficio tecnico, e dobbiamo ammetterlo, un po' stantio, un po' fermo.
abbiamo fatto un concorso, ma pratiche da lì vengono esitate pochissime, quindi dobbiamo dare un input. Se noi vogliamo la rinascita del nostro territorio, dobbiamo dare la possibilità alle imprese di lavorare e quindi dobbiamo predisporre gli atti, la normativa atta, affinché le imprese lavorino. Se noi parliamo di giovani che emigrano e poi non creiamo le condizioni di lavoro nel nostro territorio, è aria fritta. Quindi le belle parole, basta, diamoci la mano e andiamo avanti. Poi mi rivolgo a lei, Presidente, affettuosamente, noi ci conosciamo da ben 10 anni, siamo alla 3ª legislatura insieme. Ecco, mi è piaciuto che lei già è venuto col discorsetto preconfezionato, sintomo che già eravate tutti pronti a decidere all'unanimità, ed è giusto che la carica presidenziale ricadesse su di lei, che lei faccia tenere noi pedissequamente al regolamento, può essere giusto, ma la invito a non scordare che l'aula è il luogo naturale dove la politica si fa ed è nel confronto dialettico tra le varie forze che entrano nell'aula consiliare che sia la crescita e lo sviluppo di un territorio. Quindi non si può mettere il bavaglio e dire non darò la parola se si esula dal contesto, dal punto dell'ordine del giorno. La politica è dialettica e non sto qui a fare la maestra, e quindi nella dialettica si affrontano anche altre problematiche. L'importante è poi giungere tutte insieme al traguardo. Non possiamo mettere più il bavaglio a quella che è l'aula naturale della discussione della crescita di un paese. Devo dire grazie a questa gente che è andata a votare e devo dire grazie a questa gente che stasera è qui ad ascoltare e che ha fiducia in noi, e lei è garante mio, ma soprattutto di quella gente che sta seduta lì. Quindi la prego di attenersi sì ai regolamenti, ma di non scordare mai che la politica è dialogo, e nel dialogo non ci sono paletti. Ci si può scornare, si può parlare, si possono fare sedute fiume, ma poi si deve uscire con una direttiva comune che dia risposte certe alla cittadinanza, che ne ha diritto da anni, e queste risposte certe sono impellenti. E quindi io la invito a convocare un consiglio comunale ogni 15 giorni. Il lavoro deve svilupparsi, deve essere portato in aula, non possiamo essere più stantii. Ho sentito parlare di opere più o meno grandi, non ho sentito parlare però del riguardo e del dovere che si ha verso i più deboli, soprattutto verso i diversamente abili. Vorrei che questa amministrazione, e lei sindaco in testa, che si è dimostrato sempre molto propenso ad ascoltare i problemi di chi soffre, di chi è più debole, si attivi effettivamente e veramente sul campo affinché si consenta a tutti, senza alcun limite né geografico né fisico né alcuna barriera, possa impedire più a un bambino di accedere nel proprio paese in qualsiasi luogo, e soprattutto che si creino centri di aggregazione, di cultura, di interscambio, biblioteche, cineteche. Sono cose che sembrano oltre quello che possiamo avere, e invece no, noi possiamo averla, noi le forze le abbiamo, il materiale le abbiamo, investiamo sulla cultura. Facciamo dei nostri cittadini dei cittadini pensanti, dei cittadini che possono spendere la propria intelligenza sul proprio territorio. Vorrei solo questo, che accanto a tutte le grandi opere ci sia sempre quel substrato che si chiama cultura, e la cultura si ha in sinergia con le famiglie. Quindi le famiglie sono parte della vita politica, non scordiamocelo mai. Le dico grazie sin da ora se lei si attiverà in questi primi giorni solo per una piccola parte di queste cose. Il cammino è lungo, lo so, è impervio, ma dia da subito dimostranza alla cittadinanza che vuole effettivamente cambiare le cose e che non sia soltanto il proseguo di 5 anni che hanno distrutto il territorio.
Concludo dicendo che spero veramente, con tutto il cuore, che le cose cambino. E cambino perché è un dovere che cambino, tutto all'insegna della legalità, della vivibilità. Noi abbiamo contrade come il mio paese che sono invivibili. Noi vogliamo che le nostre contrade, i nostri quartieri siano riumanizzati, dove il cittadino, dove il bambino possa giocare liberamente, dove le forze dell'ordine di controllo preposte siano vigilanti e vicine al cittadino. Vogliamo riavere quello che è nostro, vogliamo riavere il nostro paese. Noi, la Fenice, ci siamo. Diciamo siamo presenti, vigili ma presenti e pronti a lavorare insieme. E siccome fuori ho incontrato un suo assessore e mi ha detto lavoreremo insieme al di là di qualsiasi schieramento politico, ecco, spero che non siano parole ma siano fatti. Grazie. Grazie. Consigliere Venturi. Buonasera. Signor Sindaco, signori consiglieri e assessori, cittadini e amici, voglio ringraziare i flavesi che l'11 giugno hanno deciso di rieleggermi. Senza il loro fondamentale contributo non avrei potuto sperimentare nuovamente questa importante esperienza politica. A voi tutti voglio dire che non sarò solo il consigliere di coloro che mi hanno votato e permesso oggi di sedere in quest'aula in loro rappresentanza, ma avrò attenzione e rispetto per tutti voi, per tutte le posizioni ideali e politiche che esprimete. Dedicherò senza risparmio le mie energie nell'interesse della comunità. Considero quindi mio dovere morale impegnarmi per favorire la ricerca di linee costruttive per il bene comune, cercando di assumere un ruolo di garanzia, il senso di dovere e imparzialità nei confronti di tutti i cittadini, in modo che in questo consesso comunale i cittadini abbiano voce, anche tramite la mia presenza, voce per far sentire le proprie esigenze e attese. Farò in modo che la mia rielezione a consigliere possa essere una conferma della coerenza e della continuità del mio impegno che ho cercato sempre di profondere, perché credo che il mio ruolo istituzionale è un impegno ricco di stimoli che va affrontato con serietà, rispetto, ma soprattutto con spirito di servizio. Voglio chiudere questo primo intervento da consigliere con una citazione di Indira Gandhi, che rispetto tantissimo e per me, e che condivido appieno e ho fatto un certo senso anche mia, che dedico al mio sindaco. Penso che una volta la leadership significasse imporsi, oggi è possedere le qualità necessarie per meritare la stima degli altri. Grazie e buon lavoro. Grazie. Se non ci sono altri interventi, passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Elezione del Vicepresidente del Consiglio. Proposta di deliberazione numero 11 del 19 giugno 2017. Oggetto elezione del Vicepresidente del Consiglio. Il responsabile del procedimento, avvocato Patrizia Livigni, che esprime parere di regolarità tecnica favorevole. Dato atto dei risultati delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 relativa all'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti desunti dal verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni del 13 giugno 2017, considerato che ai consiglieri neoeletti è stato notificato l'avviso di elezione e la convocazione del Consiglio Comunale con all'ordine del giorno anche l'elezione del Vicepresidente del Consiglio, visto la legge regionale numero 7 del 92 che nel separare le funzioni del sindaco da quelle del Consiglio Comunale
ha previsto che il Consiglio sia presieduto da un Presidente eletto nel suo seno e che può essere sostituito da un Vicepresidente, sempre eletto fra i consiglieri, dato atto che l'elezione del Vicepresidente deve avvenire subito dopo le operazioni di verifica e convalida e dopo l'elezione del Presidente che assume la Presidenza del Consiglio Comunale, considerato che per l'elezione del Vicepresidente si applica la procedura prevista dagli articoli 182 e 184 dell'ordinamento regionale enti locali, per quanto sopra, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale del 92 numero 7 degli articoli 182 e 184 del vigente ordinamento regionale enti locali approvato con legge regionale 16 marzo 1963 numero 16, propone che il Consiglio Comunale proceda all'elezione del Vicepresidente del Consiglio Comunale con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 182 e 184 dell'ordinamento regionale enti locali. Il proponente, avvocato Patrizia Livigni. Invito gli scrutatori ad avvicinarsi. Dove sono? L'urna. D'Agostino. C'è la penna? Sì. Forse non lo faccio più. Venturi. Prego. Vella. Si prepara il consigliere Imboccari. Prego. Consigliere Orlando. Che? Prego. Cavezzano. Di Maio Rita. Prego.
Crivello Giuseppe. La penna per favore. Grazie. Prego. Tancredi Stefano. Prego. Crivello Elena. Grazie. E Miti Rosalia. Grazie. Prego. Marino. Grazie. Prego. Principato. Napoli. Alioto. Prego. Prego gli scrutatori, abbiamo finito. Bianca. 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 Crivello Giuseppe. Crivello Giuseppe. Giuseppe Crivello. Giuseppe Crivello. Crivello Giuseppe. Crivello Giuseppe. Giuseppe Crivello. Giuseppe Crivello. Giuseppe Crivello. Crivello Giuseppe. Crivello Giuseppe. Sono terminate? Bianca.
5 bianche, 11 Crivello Giuseppe. Proclamo vicepresidente il consigliere Crivello Giuseppe. Prego. Grazie mille per la fiducia accordatami. Io non ho alcun discorso preparato, quindi non mi limito a dire due parole. Allora, svolgerò la mia funzione quando mi toccherà presiedere l'Aula in modo imparziale, garantendo la maggioranza e l'opposizione e agendo nell'interesse dell'intera collettività. Poi un piccolo ringraziamento che esula dalla mia funzione di vicepresidente del Consiglio. Vorrei ringraziare coloro che mi hanno votato e anche coloro che non l'hanno fatto, sperando la prossima volta di ottenere la loro fiducia. È la mia prima esperienza politica, sono molto emozionato, non nascondo che... Grazie. Cercherò di svolgere la mia funzione in modo... darò il meglio di me stesso e vorrei rivendicare, oltre all'interesse per l'intera popolazione di Santa Flavia, anche la mia appartenenza politica, ci tengo a sottolinearla. Io faccio politica attiva, militante, dall'età di 17 anni. Dopo tanti anni finalmente corono il mio sogno e cercherò di rappresentare, oltre all'intera popolazione, anche la mia parte politica, la destra sociale nazionale, che manca da quest'Aula da 30 anni. Grazie. Prego, consigliere Orlando. Sì. Il consiglio riprende fra 10 minuti. Allora, settimo punto dell'ordine del giorno, giuramento del sindaco. Proposta di deliberazione numero 12 del 19 giugno 2017, oggetto giuramento del sindaco, articolo 4, comma 1, legge 127-97, come recepita dalla legge regionale numero 23 del 98. Parere di regolarità tecnica favorevole a firma del responsabile del procedimento, avvocato Patrizia De Vigni. Responsabile dell'area affari generali ed istituzionali, dato atto dei risultati delle elezioni amministrative dell'11 giugno 2017, relativa all'elezione del sindaco e del consiglio comunale e dei nominativi dei consiglieri eletti, desunti dal verbale delle operazioni della adunanza dei presidenti delle sezioni del 13 giugno 2017. Preso atto che, ultimati gli adempimenti prescritti per la prima adunanza, il sindaco presta il giuramento davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento. Preso atto che anche il sindaco è stato inviato l'avviso di convocazione del Consiglio neoeletto con all'ordine del giorno anche l'adempimento del suo giuramento. Richiamato l'articolo 4 della legge 15 maggio 1997 numero 127 recepito dalla Regione Siciliana con la citata legge regionale 23 del 98, che ha modificato l'articolo 36 della legge regionale 48-91, che fra l'altro recita: il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Propone che nella seduta di insediamento il sindaco presti giuramento innanzi al Consiglio, pronunciando a voce chiara e intellegibile la seguente formula: giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana e di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Regione. Pertanto invito il sindaco Salvatore Sanfilippo, nato a Santa Flavia il 14 settembre 1967, a prestare il giuramento. Prego. Ti accomodi. Giuro
di osservare lealmente la Costituzione italiana e di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Regione. Passiamo al punto 8. Presentazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale numero 77/1992. Ne ha facoltà, prego. Avevo preparato un discorso un po' particolare, però in questa campagna elettorale chi ha ascoltato parlavo direttamente con quello che sentivo dentro e dicevo agli altri, e quindi oggi anche per un discorso di tempo preferisco essere breve e puntare tutto nel ringraziare chi oggi ha permesso che io ricopra la carica di sindaco e quindi i cittadini tutti. Dico i cittadini tutti perché di solito c'è una frase che ogni sindaco che viene eletto dice comunemente: io sarò il sindaco di tutti. È vero, io lo sarò, però lo sento veramente dentro, perché girando anche chi non mi ha votato, credetemi, mi ha fatto gli auguri e mi ha detto di aver fiducia in me, e questo è un punto d'orgoglio per me e lo deve essere per voi tutti. Io ricoperò questa carica con grande onore e grande emozione. Sono, capirete, molto felice di ricoprire questa carica, e il mio impegno già si è visto dall'inizio, perché è da 10 giorni che mi sono, 2 settimane circa che mi sono insediato, e credetemi, molta gente mi viene a cercare al comune e mi dice: ma dove eri? E dopo sanno che ero per strada a risolvere dei problemi, perché mi mancava pure la giunta. È il mio modo di lavorare, l'ho fatto prima e continuerò a farlo. Io volevo fare gli auguri a tutto il Consiglio Comunale e a loro che per me non sono opposizione, ma sono consiglieri perché sono stati eletti dal popolo. Dico che ho apprezzato quello che avete detto e sono d'accordo con voi, e il mio impegno è quello di collaborare con tutti quanti voi e giustamente con i miei ragazzi. Dico i miei perché fanno parte della mia lista solo per questo. Volevo dire che ho scelto una giunta, perché il punto all'ordine del giorno è quello di presentare la giunta, una giunta oserei dire forte, una giunta con componenti che hanno esperienza nei vari settori, quindi nelle deleghe che ho già assegnato, e hanno esperienza amministrativa. Stamattina leggevo che un sindaco, Leluca Orlando, ha nominato 8 tecnici. Io da piccolo sindaco, senza saperlo, ho adottato pure questo criterio. Capisco che è giusto rispettare anche la forma politica, ma dico oggi, come inizio, vedendo le problematiche e quello che loro giustamente hanno messo in evidenza nei loro interventi, penso che sia corretto, nel rispetto di tutti, per un bene comune che è il nostro territorio, iniziare con una giunta tecnica, con persone che hanno avuto già esperienza, come dicevo, nel settore e nelle deleghe che già io ho dato loro. Il mio impegno in campagna elettorale, io posso dire che non ho fatto accordi con nessuno, non ho promesso nulla,
E il mio impegno è questo, il mio programma elettorale. Voi non ci crederete, ma io, insediandomi, ho fatto una copia e l'ho incorniciata del mio programma elettorale e nella stanza del sindaco, perché ai capi area e agli assessori e ai miei consiglieri, e quindi diciamo loro avranno modo di vederlo, ho detto che noi ci siamo impegnati per portare avanti un programma e ogni giorno quando ci sediamo dobbiamo guardare sempre quel programma, perché non dobbiamo prendere in giro i nostri elettori e tutto il territorio. Io adesso vi presento gli assessori che ho nominato in giunta. Inizierei con chi ha collaborato nella passata amministrazione ed è stato al mio fianco, e quindi parlo di Giuseppe D'Agostino. Ve lo presento direttamente. Giuseppe D'Agostino, ho assegnato le deleghe all'igiene ambientale e alla polizia municipale. Le deleghe sono diverse, io ne sono tutte importanti, ma dirò quelle che bene o male loro andranno a ricoprire da subito e inizieranno a lavorare con le problematiche che ci sono, anche se su diverse deleghe abbiamo delle problematiche già evidenziate anche da loro. Dopo abbiamo l'assessore Pedone, il quale ha avuto già un'esperienza in passato sul sociale, e quindi gli ho segnato le politiche sociali, il bilancio e dopo turismo, sport e spettacolo. A seguire abbiamo l'assessore San Filippo, alla delega al commercio, al lavoro e attività produttive, alle politiche per lo sviluppo territoriale e allo sviluppo economico. Ed infine abbiamo l'assessore Testa, con la delega ai lavori pubblici e all'urbanistica. Queste persone si sono insediate giovedì e già vi posso dire che si sono messe all'opera. Abbiamo degli appuntamenti anche lunedì all'assessorato e anche a Roma, grazie all'assessore San Filippo, abbiamo aperto un canale di comunicazione e di dialogo con alcuni ministeri, perché io ritengo che il nostro territorio ormai, come appunto diceva, ha fatto Leoluca Orlando a Palermo, cioè non ha bisogno solo di persone che ci rappresentano, ma di persone in grado di portare una progettazione e quindi i fondi che possono essere europei o nazionali. Questo è il mio impegno, l'ho detto in campagna elettorale e lo sto adesso dichiarando pubblicamente dopo il mio giuramento, e intendo continuare a perseguire su questa linea assieme alla mia giunta. Ci sarà massima apertura e collaborazione con tutti, e dico sempre che anche se io sono il sindaco accetterò i consigli da parte di tutti, perché per crescere bisogna prendere e ascoltare i consigli degli altri. Grazie a tutti. Volevo completare il mio discorso con un gesto che penso, dopo gli interventi che hanno fatto qua tutti i consiglieri, sia dovuto da parte mia per un'apertura totale nei confronti di tutti i consiglieri. Quindi passo e li ringrazio personalmente. Ci sono altri punti all'ordine del giorno, la seduta è chiusa. Grazie.